Ladies and gentlemen, benvenuti in questo settimo scontro di Cronache di Idromele e Ambrosia, la nuova edizione di Scontri Mitologici, CIA per gli amici. Il team Idromele si è riavvicinato al team Ambrosia, siamo 5 a 7, però a favore della rappresentativa greca, e oggi scontro molto particolare, scontro fra arcieri. Per il team Idromele scende in campo il dio arciere, il figliastro di Thor, Uller. Per il team Ambrosia, la dea cacciatrice per eccellenza del Pantheon greco, la signora delle selve selvagge, della luna in un certo qual senso, Artemide. Bando alle ciance e get ready for the next battle! Ricordandovi sempre che in questi scontri entrambi i contendenti sono al top della forma e combattono in un terreno che permette a entrambi di esprimere il massimo dei propri poteri, cominciamo ad analizzare le abilità combattive, i pro e i contro di Uller, figlio di Sif, figliastro di Thor, dio della caccia, di cui purtroppo sappiamo tremendamente poco. Sappiamo che è un dio arciere, è enormemente bravo, la sua dimora si trova nella foresta di Idalir, la foresta dei tassi magici degli Aesir, il cui legno è perfetto per costruire i migliori archi. Uller ha questa foresta, è di sua proprietà, si sceglie il legno, si sceglie gli archi, quindi i suoi archi sono il top del top per quanto riguarda il mito norreno. In quanto dio arciere è ovviamente anche un dio cacciatore, e sensi estremamente raffinati, agilità, istinti predatori, velocità elevata. Inoltre, essendo il dio che riesce a cacciare anche sugli sci, gli possiamo dare la capacità di cacciare anche nei terreni più impervi, quindi ha un'estrema mobilità. È un Aesir, quindi ha la sua dose di forza fisica e costituzione abbastanza elevati, e abbiamo finito con Uller. A parte dire che un dio cacciatore con gli archi che si fa da solo, è un dio arciere bravissimo, è un dio sciatore, non c'è nient'altro da dire, abbiamo giusto queste due robe, la sua casa e nulla più nel mito norreno. Non sappiamo veramente nient'altro, quindi non gli possiamo neanche assegnare nessun'altra né debolezza né forza specifica. Non ha nessun potere particolare, non ha nessuna storia particolare, non ha nessuna incredibile roba che lo veda combattere contro questo o quel No, purtroppo no. E il più grande malus di Uller è questo. Sappiamo veramente molto molto poco. Sappiamo un po' della sua dotazione, un po' delle sue abilità le possiamo estrapolare dai suoi ruoli e nulla più. Gli possiamo dare una costituzione fisica un pochettino più grande, perché comunque essendo figlio di Sif, che è una dea dell'abbondanza, della vita, magari il suo figlioletto è abbastanza vitale, vive in una foresta, quindi un collegamento con la natura, gli diamo effettivamente più caratteristiche da ranger alla D&D? Potremmo anche dargliele, certo, è vero, ma molto più di questo non possiamo fare, non posso fare, quindi l'analisi di Uller finisce effettivamente qui. Prima di passare all'analisi del secondo contendente, ragazzi, questo è il momento spottone. Vi ricordo che ho scritto due libri, Il dovere di Ade e Il destino di Loki, trovate il link in descrizione per recuperarli su Amazon, in formato cartaceo e in formato Kindle. Trovate in descrizione anche i link per tutte quante le mie pagine social, per tutte le pagine in cui contribuire economicamente al canale, abbonandovi al canale qui su YouTube, diventando dei Patreon, o semplicemente facendo donazioni su PayPal, su Ko-fi, o facendomi un regalo dalla lista desideri Amazon. Trovate lo store delle magliette del canale, lo store di Pamplin, codice sconto Grivit per avere tutti i vantaggi del codice sconto, fra il cashback e un paio di calze in omaggio su ogni vostro acquisto, e trovate anche il link per Iride Mondi in Contatto, pagina mia di The Pumpkin Queen e del team di esperti in cui offriamo servizi su commissione. Dateci sotto, mi raccomando, ma ricordatevi anche che per sostenere il canale basta iscrivervi, accendere la campanella, mettere mi piace, condividere e commentare. Quindi, detto questo, andiamo avanti. Terminato di parlare
troppo velocemente, me ne rendo conto, di Uller, cominciamo a parlare di Artemide, che per certi versi è molto simile a Uller. Anche lei è una dea cacciatrice, ha arco e frecce donate da Efesto perché è una figlia di papà incredibile, Zeus le fa fare qualsiasi cosa alla perfezione, ma è una cacciatrice straordinaria, sensi acutissimi, agilità, istinto predatorio e tutto l'annesso e connesso per renderla la più grande cacciatrice e alla pari con suo fratello la più grande arciera del mito greco. Oltre ad arco e frecce, però, dobbiamo anche ricordare che i ciclopi le hanno forgiato una lancia, particolarmente utile negli scontri non solo alla distanza ma anche ravvicinati, e ha anche un rapporto con l'ideazione di reti e trappole, perché le divinità adibite a questo scopo sono servitrici tecnicamente di Afrodite. Essendo la dea della caccia, lei si serve di trappole e reti, e quindi ha questo patronato che è rappresentato delle volte da dee subordinate a lei, ma che comunque rientrano nelle sue capacità. Inoltre, lei è la dea delle selve e della natura selvaggia, e per quanto non voglia estendere i suoi poteri al controllo della vegetazione, perché non è in realtà il suo ruolo nella mitologia canonica greca, ha il controllo sugli animali che popolano questi luoghi. Quindi, leggo: lupi, orsi, cervi, aquile, cinghiali e cani da caccia, che la possono seguire più o meno ovunque. Oltre ciò, ha un carro trainato da 4 cervi con le corna d'oro. Un cervo già è pericoloso con le corna che si possono spezzare così come sono, figurarsi quando sono di oro. Tecnicamente è anche una dea legata alle malattie, perché ogni patronato che ha Apollo ce l'ha anche Artemide, molto in teoria. Ma è un patronato quello di avvelenamenti e malattie, ma è un patronato quello di malattie e magari debolezza, avvelenamenti, che Artemide utilizza molto molto poco. Quindi c'è un'aura magari di malattia che può emanare, ma è un qualcosa di molto più blando rispetto alle altre abilità. Tutte potenziate dal fatto, ovviamente, che Artemide è un'Olimpia e quindi ha la classica fisiologia olimpica che la rende sempre giovane, bella e immortale al trascorrere del tempo, con capacità trasformistiche elevate e la possibilità di lanciare incantesimi di media alta intensità, quindi qualcosa di tutto rispetto. Quali contro ci sono per Artemide? Davvero molti molti pochi. Non la si vede spesso combattere nella breve distanza, quindi magari da questo punto di vista potrebbe essere un pochettino più svantaggiata. Non ha armature di fama incredibile, anzi la si rappresenta sempre vestita molto leggera, per quanto abbia pezzi di armatura divini donati dai ciclopi, però l'armatura, la resistenza fisica dura e pura non è la sua capacità principale. E non mostra mai l'utilizzo gratuito di grandi capacità magiche che non vengono utilizzate se non per maledire questa o quella persona che la offende in qualche modo. Quindi non tutto sto utilizzo di capacità magiche in combattimento, e le maledizioni discendono spesso e volentieri dal suo carattere particolarmente infiammabile, mettiamo così. Questi sono i difetti di Artemide. Ora, io mi vorrei prodigare in un'analisi di questo combattimento che vede i due principalmente alla pari e che poi ci sia uno dei due che va in vantaggio, ma è inutile che ci stiamo a illudere. In questo scontro Artemide vince, vince, porta la rappresentativa olimpica a 9 punti e per ovvi motivi Uller ci viene detto che è un grande cacciatore e tutto quanto, ma noi non sappiamo nulla e quel poco che sappiamo impallidisce di fronte ad Artemide. Uller si ritrova in un campo neutro, quindi neanche la sua foresta, ad affrontare da solo decine di animali, una dea armata di tutto punto e con 10.000 volte i poteri magici di Uller stesso. Non c'è paragone, non c'è davvero paragone. È qualcosa di incredibilmente impari questo scontro, perché io avevo pensato Artemide contro Scadi e che non so se me ne siete accorti, Uller probabilmente sarebbe comunque morto, ma il paragone era Apollo Uller, Artemide Scadi. È per questo che stanno entrambi nelle rappresentative, perché c'è un pensiero dietro la scelta degli dei, ovviamente. Però povero Uller veramente non c'ha un'informazione che sia una, non ce la facciamo proprio a dare un vantaggio significativo a Uller, e quindi per forza di cose lo scontro lo vince per forza Artemide.
È inutile starci troppo a girare attorno. Artemide gli lancia un esercito di animali, poteri magici, frecce a non finire. Uller lancia due frecce e poi viene inondato, letteralmente inondato da attacchi. Quindi, signori, Artemide vince e la rappresentativa olimpica fa un altro piccolo passettino in avanti verso la vittoria. Il torneo però ancora non è finito, c'è modo di recuperare, vedremo nei prossimi scontri come diventerà, come cambierà questa classifica. Io lascio la parola a voi nei commenti per commentare quello che avete sentito e in descrizione trovate il link per esprimere la vostra preferenza e dirmi chi secondo voi vincerebbe fra Uller e Artemide. Ditemi la vostra nei commenti e tramite il sondaggio. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo al prossimo scontro. Buonanotte e buone botte!